Nicola, a che ora l'hai fatto? Ma telefoni quest'altro? Allora, ok, un intervento scuro. Chi ti intervista? Giordano Greco? Sì, tu vuoi, pronto? Puoi portare che mi piace tanto. Quindi che cosa... Vabbè, hai imbattuto la... No, io mi hanno chiesto, mi hanno fatto la montagna delle domande. L'atto di quella campagna era una lingua, no, è successo, è successo di queste cose, su un'ora io ho voluto semplicemente ribadire una delegazione che è stato rappresentato, e è venuto poi una delegazione della CIE su un'ora, abbiamo inteso accogliere con la nostra, come dire, l'ospitalità di sempre, così come facciamo con tutti. Poi mi ha fatto presente che c'è stata una presa di posizione da parte del professor Veronesi, sì, che dice che quello degli omosessuali è un amore privato puro. Io ho risposto che a mio avviso non esiste una graduatoria della purezza dell'amore. L'amore o è amore ed è puro, se non è puro non è. Poi mi vuole dire varie sfaccettature dell'amore. C'è l'amore di un uomo verso una donna, c'è l'amore di una madre verso il figlio. Poi ci può essere anche un amore che è di un uomo verso un altro uomo. Ma del resto, scusami, la nostra religione non ci insegna più di amare un altro uomo. Quindi l'amore puro è tutto l'amore. E poi chiedo scusa, lei che insomma, uscire uno spottone per la città di Ovidio, sì, sono cantato l'amore in tutto questo. Non è accreditato.